Salve a tutti ragazzi, bentornati a una nuova puntata del TG Crypto. Eccoci qua, bentornati, ben ritrovati. Partiamo subito con le news e ovviamente non possiamo non iniziare partendo dalla controversa situazione che si è perlomeno vissuta durante la mattinata di oggi. Sto parlando ovviamente della situazione del Bitcoin in confronto al dollaro Tether. Infatti, come vi sarete accorti, c'è stata una forte discrepanza di prezzi tra i vari exchange e sostanzialmente la maggior differenza è stata proprio tra gli exchange che praticavano il cambio, quindi il trading su base dollaro Tether, e quelli che invece praticavano il trading su base dollaro classico. In questo caso infatti c'è stata una discrepanza, nel migliore dei casi, di circa 1.000-1.100 dollari. Ad esempio, prendendo poi ovviamente in considerazione il principale exchange della situazione, cioè ovvero la banca per quanto riguarda il dollaro Tether, che è appunto Bitfinex, il Bitcoin è stato scambiato proprio per una cifra intorno ai 7.800 dollari. Dall'altra parte, ovviamente, gli exchange che facevano trading su base dollaro normale, o meglio classico, sono arrivati a toccare le punte di 6.800, 6.700, più o meno. Siamo lì. Sostanzialmente, quindi, torniamo a quello che dicevamo prima, e quindi una discrepanza di circa 1.000 dollari. Ciò sicuramente è dovuto alla scarsa fiducia che ormai gli investitori hanno riposto nei confronti della più famosa stablecoin presente sul mercato, è che appunto dollaro Tether, che nonostante l'audit non ufficiale, ricordiamolo, ottenuto dalla società, da uno studio legale a parte, si presume che ancora non riesca effettivamente a dimostrare di possedere un controvalore pari ai dollari Tether emessi in circolazione. È già da circa una settimana che la situazione non naviga proprio nelle migliori acque per quanto riguarda Bitfinex. Infatti c'è stato la perdita, diciamo così, dei rapporti con Noble Bank, che era appunto una banca portoricana nella quale loro depositavano i loro fondi in dollari, da avere appunto la controparte per quanto riguardava l'emissione di dollari Tether. In questo caso però poi sembra che, tramite voci anonime, abbiano ripiegato su HSBC aprendo un conto privato. Fatto sta però che ci sono stati dei disguidi sicuramente per gli utenti, infatti erano stati ad esempio bloccati i depositi in fiat e anche i prelievi, che prontamente, diciamo così, sono stati riaperti dopo circa una settimana. Comunque, fatto sta che la situazione non era delle migliori e probabilmente questo clima di sfiducia ha portato a un pesante sell-off da parte di dollaro Tether, che difatti è sceso a valere meno di un dollaro, quando sostanzialmente più o meno si aggira sempre sui 99, un dollaro e un centesimo. In questo caso è arrivato a toccare anche appunto di 93 centesimi, tant'è che arrivò anche proprio l'annuncio sempre in mattinata da parte di KuCoin, che per il momento avevano interrotto tutte le transazioni che riguardavano appunto dollaro Tether, proprio perché stavamo cercando di fare chiarezza sulla situazione. Poi, nell'arco della giornata, KuCoin ha ripreso le contrattazioni anche con dollaro Tether, il prezzo si aggirava intorno ai 97 centesimi, ma ciò non ha, diciamo così, fermato il prezzo, che sicuramente è arrivato a toccare delle vette, appunto oltre ai 7.500, in alcuni casi su alcuni exchange, appunto quelli che avevano dollaro Tether, soprattutto Bitfinex, e invece exchange normali che sono rimasti sul 6.800, diciamo così, di punta. Ovviamente tutta la vicenda non si esime da critiche e attacchi appunto sul panorama di Twitter, che come sappiamo è sempre molto attivo e fervente, e alcuni propri esponenti addirittura quasi dichiaratamente avversi per quanto riguarda l'exchange Bitfinex hanno insomma detto la loro. Per quanto riguarda diciamo così le contromosse da parte degli exchange, ad esempio arriva anche OKX, che è uno dei più grandi exchange, mi pare il quarto più grande exchange al mondo per volume di scambi, che subito interviene nella situazione annunciando l'introduzione all'interno della piattaforma del trading nei confronti di altre quattro stablecoin, che sono il True Dollar, il Gemini Dollar, il Paxos Standard e USD Coin. Appunto, queste coppie di trading poi saranno attivate per mercoledì 16 ottobre. E in aggiunta, oltre alla normale attività di trading, quindi di queste quattro nuove stablecoin nei confronti del Bitcoin, sarà anche possibile fare trading direttamente con queste stablecoin nei confronti del dollaro Tether, quasi appunto ad andare a rimarcare come anche forse in futuro potranno riverificarsi tante situazioni che quindi potrebbero portare a delle attività profittevoli di trading nei confronti appunto di stablecoin diverse.
La vicenda è sicuramente avvincente ed ardua nella sua complessità. Io comunque vi invito a fare un salto sul sito di CryptoRivista, trovate lì degli articoli redatti proprio oggi che sicuramente potranno aiutarvi ad approfondire e addentrarvi sempre di più all'interno della situazione. Ma passiamo oltre, andiamo avanti, andiamo a parlare finalmente dell'avvenuta dichiarazione di partecipazione da parte di Steve Wozniak ad un progetto in blockchain. Aleggiava già da tempo il fatto che lui sarebbe entrato a far parte principalmente appunto di un progetto blockchain serio, ma non erano stati rilasciati dei dettagli. Ora finalmente è stato rilasciato la sua appartenenza ad un gruppo, ad un progetto in blockchain con qualità proprio di cofondatore, e la società si chiama Equity Global. Equity Global appunto è, come già si può intuire dal nome, è sostanzialmente un venture capital che permetterà di investire in tutte le attività del settore criptato e blockchain tramite appunto il loro token che viaggerà sulla blockchain di Ethereum. E restando in tema di notizie che si rifanno vive dopo tempo, torniamo anche a parlare di Exodus, lo smartphone in blockchain di HTC. HTC già a luglio aveva presentato, e già qui su TG Crypto ne parlammo, l'intenzione di sviluppare e mettere a mercato uno smartphone proprio collegato alla blockchain. Ora finalmente tornano a parlarne dopo anche i rapporti stretti con Charlie Lee di Litecoin, e infatti le prime cose che subito trapelano è che ovviamente il dispositivo, lo smartphone, sarà collegato al network di Litecoin e anche ovviamente al Lightning Network, sempre di Litecoin, e per maggiori dettagli bisognerà aspettare il 22 ottobre, quindi per la presentazione ufficiale. Al momento non sono stati rilasciati dettagli e caratteristiche tecniche del device. Andiamo a parlare ovviamente anche di Binance, che dopo un precedente annuncio dell'intenzione di lanciare il proprio exchange crypto fiat, e era appunto in Africa e in Uganda, finalmente è stato lanciato il nuovo exchange, permetterà quindi il trading su base Ethereum, Bitcoin e sterlini ugandesi. In futuro ovviamente verranno implementate le possibilità di fare trading anche su base di altre criptovalute. Per il momento è sicuramente da parte della società un passo avanti, e che appunto potrà sfruttare di tutto l'infrastruttura e customer care di Binance. Per finire andiamo a parlare anche, diciamo così, dell'ultima nuova uscita da parte di Mastercard e Visa nei confronti di ICO e criptovalute. Nuovamente torna l'attacco da parte delle due società, e infatti sembra che andranno ad inserire, per quanto riguarda Mastercard, già da oggi, lunedì 15 ottobre. Per Visa è un pochettino rimandato verso dicembre la decisione, o meglio quello di inserire tutti, diciamo così, i pagamenti rivolti a criptovalute e a partecipazioni di ICO all'interno di un gruppo che è appunto quello di attività ad alto rischio. Insieme a criptovalute da ICO, all'interno di questa nuova etichetta fanno parte anche opzioni binarie e CFD nel Forex. Soprattutto sotto l'obiettivo di questa nuova regolamentazione, se vogliamo chiamiamola così, sono tutti quei broker, tutti quegli exchange che non sono regolamentati, e anche tutti quegli exchange ovviamente non hanno bisogno di regolamentazione perché magari sono ad esempio in dei paradisi fiscali. Poi nel concreto questa cosa ad esempio porterà, diciamo così, ad un ritardo fino a una dilatazione di tempistiche fino a 540 giorni per quanto riguarda ad esempio le transazioni di chargeback. Di conseguenza ora exchange e broker che ovviamente permettevano il deposito direttamente tramite carta di credito si sposteranno verso sistemi alternativi come ad esempio i bonifici. Per quanto riguarda le news, anche per oggi ragazzi è tutto, io vi ringrazio per l'attenzione e vi aspetto alla prossima. Ciao ragazzi!